Sì, allora della guerra mi ricordo due episodi. Uno che eravamo dei ragazzini che stavamo facendo il bagno in un canale, no, ho detto, sì, in un canale della Villa Guglielmi, la famosa Villa Guglielmi che sta qui a Fiumicino. C'era un piccolo ruscello, facevamo il bagno lì. E in un certo momento c'erano i bombardamenti a Anzio Nettuno, che forse lì era. Dicevano che facevano lo sbarco gli americani, gli alleati, a Monte Cassino e bombardavano. In un certo momento viene una squadriglia di quadrimotori che erano chiamate le fortezze volanti americane. E in mezzo a questa squadriglia, che saranno state una quarantina, 50, non è che ne abbiamo contati, ce n'era una che un motore gli faceva dei palloncini bianchi, perdeva pom pom, perché ogni tanto scoppiava. Passata tutta sta squadriglia, rumori non si sentivano più, tutta una volta ritornava indietro una sola quadrimotore, un solo aeroplano, sempre facendo questi scoppietti, pom pom pom, arrivata all'altezza del vecchio faro di Fiumicino, all'altezza del vecchio faro, gli scoppia il motore. Scoppia, questo ha cominciato venire già venire giù ogni tanto un palloncino bianco che sarebbe stato i paracaduti. Mi pare che se ne sono salvati sette e tre sono rimasti dentro, tre membri dell'equipaggio. Si presume che era il pilota, il motorista e il marconista, come dicevano, perché erano quelli che davano l'SL, il pronto soccorso. A Fiumicino c'erano. Erano chiamati i repubblichini, c'erano dei masse con due siluri, siluranti, erano chiamati i repubblichini. Ce n'erano tre o quattro, cinque, adesso non mi ricordo esattamente il numero. Quando hanno visto che è cascata questa fortezza, sono usciti fuori, sono andati a fare prigionieri. E noi ragazzini siamo andati a vedere del punto, perché siamo messi a cuore, a piedi, siamo andati là. E abbiamo visto queste povere gente che tiravano dall'acqua, venivano fuori, l'hanno presi, l'hanno portata via. Questo è un episodio. Un altro episodio potrebbe essere che hanno, nottetempo, durante la notte, hanno buttato delle bombe, ma non erano vere bombe proprio grandi a Fiumicino, sempre dalla parte del faro vecchio. Noi chiamavamo, dicevano, sono i spezzoni, più o meno erano bombe più piccolette. Così, però io come guerra non è che ne ho sofferto tanto, anzi, c'era la Marchesa Guglielmi che c'era il presidio dei tedeschi, non ci hanno mai fatto del male, niente.